dal meteor cinquantennale, quindi dal meteor più vecchio, al meteor più nuovo, l'ultimo. Questo è 2021, ed è anche probabilmente l'ultimo meteor uscito dal cantiere Nautica Lodi. C'è la firma sulla poppa, sullo specchio di poppa dell'ingegner Arcaini. Insomma, adesso siamo qui e parliamo con i ragazzi, Matteo, Andrea e Federico, di questa barca. Intanto, come vi è venuta l'idea? Di voi abbiamo già parlato nella diretta del Day 3 della regata, della prima regata del terzo giorno del campionato. Amnesty International, Patrick Zaki, One Ocean sul blog. Quindi questo impegno, diciamo, che entra nelle regate, nella vela, l'abbiamo già accennato. L'unica cosa che ti chiedo in aggiunta è il fatto di Amnesty International. Voi avete fondato una sezione di Amnesty nella vostra città, ce lo spieghi, ce lo racconti? Sì, allora praticamente quando l'anno scorso siamo tutti tornati a casa dai nostri studi in giro per l'Italia, ci siamo ritrovati a dover stare un anno, ormai sono diventati quasi due, a Spezia, e abbiamo deciso di fare la nostra parte, quindi abbiamo aperto la sezione spezzina di Amnesty International. E quasi parallelamente abbiamo deciso di prendere una barca che non era questa all'inizio, era una barca vecchia che c'era al nostro circolo, e abbiamo deciso di portare in giro dei valori che sentiamo nostri, che condividiamo e che vogliamo che vengano condivise da più persone possibili, e quindi abbiamo deciso di unire queste due cose. Abbiamo messo Amnesty sulla nostra barca. Chiaramente poi la cosa è andata avanti, abbiamo fatto anche una raccolta fondi per far partire il gruppo di Amnesty alla Spezia. Allora, abbiamo detto di Amnesty, giusto? Abbiamo concluso questo discorso. Adesso parliamo della barca. L'ultimo Meteor è fiammante, è tutto nuovo, bellissimo. La scelta della torretta è stata vostra nel momento in cui uno sceglie la barca e decide voglio così, voglio la torretta, voglio il trasto, voglio il carrello, come funziona? Oppure il cantiere la fornisce così? Chiedo a lui. Allora, la barca esce, può uscire in diversi modi. Arcaini dal cantiere decide se ci sono diversi allestimenti. Noi abbiamo scelto di mettere il meno possibile sulla barca per poterla personalizzare a nostro piacimento, e abbiamo cercato di mettere tutte le cose che avevamo imparato durante la prima barca, che non ci andavano, che dovevano essere migliorate. Quindi ce la siamo un po' personalizzata. Quindi la barca esce semplice, no? E alla fine uno mette le cose. Ma quali sono le personalizzazioni più, diciamo, significative che avete fatto? Beh, sicuramente abbiamo eliminato il trasto e quindi molto più spazio nel pozzetto. Abbiamo deciso di mettere il paletto con la possibilità ovviamente di scarrellare sopra vento e sotto vento, e poi abbiamo deciso di mettere le macchinette al posto dei winch, che sicuramente permettono di fare regolazioni più sottili e più precise, ma soprattutto sono molto più intuitive. Rispetto agli altri Meteor che voi avete visto, avete provato, quindi più anziani, sì, diciamo così, la novità di una barca nuova in cosa consiste? Cioè la sua rigidità, vabbè, quello che si può immaginare, ma insomma, quali sono le cose che dici questa è nuova, la sento proprio bella croccante? Allora, sì, tanto per cominciare, a vederla da fuori e un pochino di differenza lo fa, le barche nuove di solito non hanno l'antivegetativo sotto, e quello anche a vederlo fa la sua figura, nel senso che sembra un pochino di più una barca da regata. E poi sì, il fatto che sia più rigida, si sente proprio, si vede anche solo a toccarla quando è sul carrello, toccando lo scafo si sente che questa è più rigida, e si sente anche con le regolazioni, anche quando abbiamo cambiato la barca abbiamo cambiato le regolazioni delle sartie, e secondo me funziona un pochino meglio, si riesce di più a fare quello che si vuole, la barca tiene di più la sua forma. Dove la tenete la barca? La barca la teniamo alla Spezia in un ex colorificio di un socio del nostro circolo, che ci ha permesso di usare quello spazio lì che al momento è inutilizzato per tenere la barca. Ma ci andate anche in crociera? Prevedete, pensate, voleste andarci anche in crociera oppure no, è escluso? No, escluso. Questa qui è la barca da solo puramente da regata, meno ore di mare fa, solo regate agonistiche. Regate e progetti, esatto, quello volevo dire, e messaggi di valori, diciamo, di un certo tipo, di impegno. Degli interni cosa vogliamo dire di questa barca nuova? Che profuma ancora di nuovo, è bello perché profuma di nuovo, è pulita, è semplice, non ci si incastra niente a differenza di quella di prima. Però posso dirti che guardandoli alla fine con due tappetini, cioè la voglietta di una crocierina così, qualcuno ha detto campeggio nautico, sentiamo che dicono gli altri, lui proprio niente, è tassativo. Io mi butto sull'albergo, però. Tu? No, campeggio nautico, noi no, però era nata per il campeggio nautico questa barca qua, non è che era nata per fare le regate.
Vabbè, pure il laser era nato quando a passeggio, è diventato classe olimpica. Ma quasi tutte direi. Noi siamo tre laseristi, quindi. Dunque, l'ultima cosa che vi volevo chiedere, ma poi lo chiederemo anche alla classe. Ovviamente, essendo una barca italiana, sì, non ci sono campionati internazionali di meteor. Cioè, no, l'europeo meteor, il mondiale, infatti, meteor, non lo facciamo da soli. Scherzavamo questa mattina sul fatto che questo qui è quasi un campionato del mondo perché c'è solo in Italia. Esatto. Però sì, sarebbe bello che, insomma, che si espandesse un pochino la classe anche all'estero. Però non credo sia una roba semplicissima. Però sì, sarebbe bello. Però l'importante, ci accontentiamo di questa storia bellissima tutta italiana. Grazie Van de Stade che hai fatto il meteor, che non è stata una meteora. Prendetela in saccoccia. Grazie ragazzi, grazie. A presto, grazie. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao.